dalla chiesa, in doppio petto blu prefettizio, arrivato a Palermo, la sua giovane moglie milanese, bella, elegante, vive con un certo disagio la sua trasformazione. Dai bunker catafratti in via della Moscova a Milano, guardati da carabinieri in armi, alla prefettura di Palermo, questa villa Whittaker un po' leziosa, un po' lasciata andare, tra alberi profumati, poliziotti assonnati, un vecchio segretario che arriva con le tazzine del caffè e sorride, come a dire, ne ho visti io, i prefetti, che dovevano sconfiggere la mafia. Beh, sono di certo nella storia italiana il primo generale dei carabinieri che ha detto che ha eletto il governo una prefettura come prefettura, anche se di prima classe, non mi interessa. Mi interessa la lotta contro la mafia, mi interessano i mezzi e i poteri per vincere. Ma cos'è? È stata la fortuna a salvarla le 3 o 4 volte che hanno cercato di trasferirla ad un mondo migliore? Vi confido che dovevano uccidermi le Brigate Rosse la sera che andai al convegno dei Lions. Ma ci andai in borghese e mi riconobbero troppo tardi. Se non è istigazione ad uccidere questa. Sai, ieri ho visto mio padre un po', come dire, un po' turbato. E poi mi ha detto, l'altro giorno una bella croce rossina mi ha regalato un fiore. E detto così mi ha stupita. A me invece non sorprende affatto. Tuo padre è un uomo con la U maiuscola. Era rimasta a Torino, solo. I nostri figli ormai erano sposati e da tempo ero completamente preso dal mio lavoro. Tuttavia riuscivo a chiamarla ogni mattina alle 7:30. E alla sera, prima di andare a letto, non potevo dirle dove mi trovavo e lei non poteva chiamarmi, mai. Il giorno prima che lei morisse, ero dovuto andare a Roma per servizio. Senza di te, te a cui avevo donato dall'età di 19-20 anni la mia stessa esistenza. Se esistere, se essere, significa vivere. Significa soffrire, significa gioire. A me sembra che la vita abbia ormai perso molto del suo palpito e della sua stessa necessità. A me d'intorno rimane il vuoto immenso, che sono riuscito a colmare solo col mio pianto, a volte silente e a volte disperato. Dal diario di Emanuela, 22 maggio 1980. Accidenti, mamma è a Roma. E proprio stasera ha telefonato il generale dalla chiesa. Posso venire a ringraziare per il fiore ricevuto? Grande confusione tra Gian Maria e me. Gli abbiamo preparato un dolce, tiramisù, di solito mi riesce bene. Ma stavolta è venuto asciutto con poca crema. Gian dice che non si possono fare le cose di fretta, ma io ho visto che il generale se ne è mangiati 2 piattini. Faceva fatica a inghiottire, però sorrideva. In un'intervista rilasciata nel marzo dell'81 a Enzo Biagi e pubblicata sul settimanale Epoca, alla domanda «Chi è un terrorista?» il generale rispose: ma io vorrei partire da una distinzione iniziale tra terrorista ed eversore. Carlo Alberto cominciò a diventare una presenza familiare in casa nostra e tu, Emanuela, ti comportavi con lui come una squisita padrona di casa. Lo colmavi di dolci, gli versavi il whisky, gli portavi il gelato, lo coprivi di 1000 attenzioni. Sembrava a volte che ti occupassi soltanto di lui, trascurando tutti gli altri presenti. Ma io non ci trovavo nulla di strano. Non era forse lui l'invitato numero 1? L'ospite che ne faceva correre altri 10, 15, 20, che ispirava l'argomento della serata, che mediava i contrasti, che invitava alla riflessione. Che mia figlia gli riservasse dei riguardi particolari era del tutto normale.
Ogni persona che partecipava alle nostre serate del resto le usava. Un'eversione può anche essere un caso isolato, un anarchico, senza una strategia da condurre in porto o un retroterra culturale. E il terrorista? Il terrorista invece lo viene inserito non solo in un retroterra, diciamo, ideologico, ma anche innestato in una strategia che con la violenza vuole affrontare, distruggere le istituzioni dello Stato. E chi è un mafioso? Facciamo un ritrattino. Un mafioso è uno che lucra per trarne prestigio e goderne in tutti i settori. E chi lucra è anche capace di uccidere. E prima di uccidere, dico uccidere come morte civile, è anche capace di usare delle espressioni come fraternamente, affettuosamente ti consiglio. E poi ti uccide. Mamma, per me il generale dalla Chiesa ha 40 anni, non 60. È così pieno di interessi, così ricco di risoluzioni, così entusiasta. 27 dicembre 1941. Fa tanto freddo stasera, Carlo mio. E il mio desiderio più grande è quello di sedermi di fronte a un camino acceso. Appoggiarmi alle tue ginocchia, chiudere gli occhi e respirare profondamente. Il governo presieduto da Giovanni Spadolini aveva deciso di inviarlo in Sicilia, quando la barbarie mafiosa sembrava invincibile. Erano i giorni della mattanza, giorni in cui Cosa Nostra attuava una duplice strategia. Da un lato, l'epurazione al proprio interno con l'assassinio sistematico di tutti gli oppositori interni, dall'altro l'eliminazione dei principali uomini delle istituzioni. Lui, il generale dalla Chiesa, era uno di quegli uomini. Lo mandarono a fare da scudo ad uno Stato che sembrava impotente. Era colui che aveva sconfitto il terrorismo, che aveva messo in ginocchio le Brigate Rosse. Chi altro sarebbe riuscito nell'impresa? Miei cari ragazzi, le circostanze hanno condotto il governo nazionale a far sì che io uscissi dalle file attive dell'arma e della sua massima carica, prima ancora che i tempi previsti giungessero alla loro scadenza. Sono onorato di tanta fiducia. Credo in voi giovani. E sono qui per dare a voi qualcosa. Se io oggi sono qui, ci sono per farlo. Io non posso mettere in bilancio che dei giovani si affaccino alla società con la spina dorsale flessa. Non posso ritenere che tutto ciò sia inevitabile. Avremmo già perso la nostra battaglia se ritenessimo di non poter far nulla per riportarvi a vivere l'ambiente della gioia. Fare in modo che siate voi i protagonisti di un avvenire costruito con le vostre mani. Il 10 luglio si celebrarono le nozze in un antico castello del Trentino. Tutto attorno gli uomini della Digos proteggevano discretamente gli sposi e gli invitati. Passarono insieme un breve periodo nella casa di campagna in Irpinia. Poi Carlo Alberto ritornò a Palermo, lasciando Emanuela sola per alcuni giorni. Alle 21:15, giunti in via Isidoro Carini, sopraggiunsero due auto, una BMW 518 e una 131. Si affiancarono alla A112. Spararono con un Kalashnikov. Dopo, con la testa china sul parabrezza, sui loro corpi
30 proiettili, alcuni anche al viso. La macchina si schiantò contro il muro all'angolo di via Carini. Ferito a morte da un killer che lo affiancava a bordo di una moto. Anche l'Alfetta andò a sbattere e prese fuoco. In tutto vennero sparate più di 300 pallottole. La madre di Emanuela, apprese dell'attentato a sua figlia e al generale, guardando il telegiornale, sul luogo dell'agguato, il giorno dopo venne messo un cartello scritto da anonimi cittadini: qui è morta la speranza dei palermitani onesti. Un sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo.